Natalino, con Sandrino, sciacquatevi tutti la bocca. Sciacquatevela. 3 su 3. 3 su 3. 9 point. 3 su 3 uguale 9 point. Semplice, è logico, è matematica, è normale. È una cosa normalissima, ragazzi. Però, allora. Prima di tutto, bentornati all'angoletto rosso-nero. Vostro sia Barzillotto Barzi, Lord l'unico originale, inimitabile Lord delle colline. Siamo di nuovo qua. Post giornata Serie A, che ancora dovrà finire con stasera la partita tra Bologna e Verona. Comunque, per quello che ci riguarda, siamo in testa. Insieme alle ci fanno compagnia la Roma e il Napoli. Allora, 9 punti ci stanno facendo godere più che si può come inizio di campionato. Meglio di così non si poteva, non ci potevamo aspettare, in vista anche della sfida di Champions contro il Liverpool, che sarà difficilissima, è già una partita delicata. Comunque ci arriviamo nel migliore dei modi, ci arriviamo tranquilli, in testa alla classifica, con delle buone prestazioni, ragazzi convinti, convinti dei propri mezzi, delle proprie qualità, e vogliosi di fare bene, come vi stiamo vedendo, però soffermiamoci un attimo nella partita. Poi mi raccomando, se vi va iscrivetevi, like, campanella attiva, se vi va... iscrivervi al mio canale, mi fa piacere. Poi riparte il Bar dei Tifosi Channel. Io momentaneamente sarò assente, però i ragazzi partono con il bar delle live. Mi raccomando, fate un salto anche là. Allora, prima di tutto però iniziamo con Tonalino. Tonalino, lezione manuale del calcio, capitolo 1. Ieri c'è stato lezione del calcio, capitolo, anzi 2, perché una l'aveva già data contro il Cagliari. Capitolo 2, lezione del calcio. Intanto, se il buongiorno si vede dal mattino, si promette bene. E a fine anno, se continua così, che si conferma, anzi migliora, perché ha margini di miglioramento incredibili, che nessuno se ne rende conto, ma ha margini di miglioramento sia fisici, tecnici, mentali, di carattere, incredibili. A fine anno, tanti dovranno porgergli le scuse e dire che ci sbagliavamo delle tue qualità, siamo stati ciechi, non abbiamo capito, non abbiamo visto. Tanti si dovranno scusare se continua così, perché per ora sta andando bene, però la stagione è lunga, ci saranno alti e bassi come tutti i giocatori, come tutte le collettività delle squadre. Allora, per quello che ho visto io, andiamo poi sul tecnico, tattico, però scusatevi con Tonali un'altra volta, lo ripeto, vi scuserete, ve lo dico io. Allora, poi andiamo sul tattico, iniziamo. Per quello che ho visto io, che poi non l'ho vista quasi dalla rete di Ibra, poi non l'ho potuta vedere per motivi lavorativi. Per quello che ho visto, che poi ci saranno le barzi pagelle, perché avendo la vista posso dare su per giù il mio parere, e ci saranno, o domani o domani l'altro, vediamo. Ho visto, allora, una squadra, perché c'era capitata un avversario come la Lazio, complicato, con Sarri in panchina, una squadra tosta, perché abbiamo visto, perché era punteggio piano come noi siamo stati bravi tutta la partita, non abbiamo eccesso sul piano del gioco, siamo stati una squadra giocato semplice, compatta, eravamo sempre dietro alla linea del pallone, chiudevamo subito, rinculavamo indietro e non lasciavamo sbocchi alla squadra della Lazio, perché la Lazio è una squadra che se lasci gli spazi ti frega, come poi dopo quando è entrato Zaccagni, Anderson, Lazari, è una squadra che poi con gli spazi ti frega, è Immobile davanti che fa movimento tra le linee. Però noi siamo stati bravi, concentrati, perché dovevamo concentratissimi ieri. È stata un po' la pecca, un po' che sì, per rigore è caduto lì, non è che l'abbia fatta apposta, si è visto, ci è rimasto anche male quando l'hanno inquadrato, e ci rideva perché era incredulo.
Però la squadra ha giocato bene, semplice, uniti, hanno fatto gioco di squadra, compatti, hanno lottato, abbiamo preso anche tante pedate, che loro poi l'hanno venuti quasi, vabbè, che gli altri discorsi arbitrali, e li abbiamo costretti praticamente, come avanzavano loro, noi le bloccavamo. Loro non avevano sbocchi là davanti e non sono stati quasi mai pericolosi, a parte qualche occasione sparsa qua e là durante il match, soprattutto dopo quando dovevano rimontare, e va bene, e va bene. E di più non potevamo chiedere. Terzini che spingono, c'è mediani che giocano, lottano, recuperano palloni, incontristi, poi Diaz è un po' sottotono, però la partita era complicata, ripeto. Siamo stati un po' più leggeri davanti. Davanti, soprattutto il primo tempo, con due attaccanti che non sono punte centrali, siamo stati, nonostante la rete trovata, con una grande combinazione e tutto il resto, eravamo un po' leggeri davanti, un po'. Perché? Perché non c'era peso in attacco, non c'era consistenza. Movimento sì, ma alla fine, dopo quando è entrato Ibra, come se fosse entrato Giroud, la zolfa è cambiata perché con uno di peso là davanti hai dato più potenzialità, aumentato il potenziale d'attacco della squadra. Doveva essere così perché Giroud non poteva giocare perché era rientrato da positività. Ibra non te lo puoi rischiare più di tanto. Sono cose che dovevamo giocarcela in quel modo. Non c'era altrimenti e siamo riusciti uguale a cavarcela perché siamo una squadra che riesce a camminare quantomeno con le proprie gambe, anche quando ci sono delle assenze. E questo è una cosa palese, all'occhio di tutti. Siamo partiti avvantaggiati, come ho già detto altre volte, che partivamo secondo me avvantaggiati per il discorso dell'allenatore confermato, i giocatori in squadra che, bene o male, è il gruppo con qualche ritocchino. Va bene così, siamo avvantaggiati rispetto a tante le altre squadre. C'è chi ha perso qualcosa. Noi, finora, per ora, al momento, è così. È tornato Dio Ibra in attesa del Messias. È tornato Dio Ibra, ci ha trovato la rete, ha fatto delle sue giocate. Questo fa ben sperare fra lui e Giroud di essere a posto là davanti. Non ricordiamo che abbiamo anche le seconde linee che sono importanti, che stanno dando contributo come hanno dato l'anno scorso. Finora, testa a Liverpool, forza, forza, cazzo, continuiamo così. Campionato per ora va bene così, non siamo spettacolari ma siamo concreti, una squadra per quella che deve giocare, questa è questa, la squadra quadrata, non me ne frega niente dello spettacolo, dei colpi di tacco, non me ne frega niente. Bisogna vincere, bene o male, giocando bene o male. Bisogna dimostrare di essere in campo, lottare, concentrati e pensare partita per partita come l'anno scorso. Ok? Un abbraccio dal vostro Seb Barzi, è tutto. Mi raccomando, testa a Liverpool e poi al campionato ci pensiamo. Ok? Ragazzi, siamo sulla buona strada. Piano piano, pian pianino siamo sulla buona strada. Siamo sulla buona strada. E poi, un'altra cosa che mi ero dimenticato. Risciacquatevi la bocca, pulirete la bocca a fine anno con Sandrino. Con Sandrino mio, ve la pulirete la bocca, scusali, scusali, ti prego, scusali, scusali.